Le recenti operazioni svolte con successo dalle forze dell'ordine, volte a bloccare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti messi in atto da migranti di origine afghana, conclusesi con l'arresto di 6 individui e più in generale le problematiche legate alla sicurezza in città, sono state uno dei temi trattati stamane a Svedia Trieste con Claudio Giacomelli, consigliere comunale e segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Bisogna vedere sempre, quando si dice che i reati sono in calo, quale tipologia di reati in calo, perché si guarda il numero complessivo, poco dice. C'è stato proprio nel maggio di quest'anno la relazione del questore di Trieste, ovviamente una relazione che va dall'aprile del 2015 all'aprile del 2016. Vorrei segnalare che sono aumentati del 35% i procedimenti aperti per questioni di droga. Se complessivamente i reati di droga sono aumentati del 35%, si nota che è paurosamente in calo l'eroina e la cocaina, mentre hanno avuto un aumento esponenziale l'hashish, parliamo di sequestri di polizia per hashish, che sta diventando una piaga in questa città. Secondo i rapporti della questura, quindi sull'ultimo anno, parliamo di un aumento di sequestri di hashish a Trieste del 1234,23%. Parliamo di più di 1000% in un anno, che non è una cosa normale. Ora, nel momento in cui hanno arrestato alcuni richiedenti asilo, diciamoci la verità, se parliamo, ecco, e parliamo solo della droga sequestrata, non sappiamo quant'è quella che ha girato o che gira per Trieste, quando parliamo di un aumento di più del 1000%, è chiaro che non possono essere i richiedenti asilo che sono passati con un pezzo di hashish nelle scarpe, nella cintura o in una tasca. Evidentemente c'è il forte sospetto che in questo momento ci sia un'organizzazione. Parliamo di spaccio anche a ragazzini 13, 14, 15, 16 anni, ma non è una cosa che si inventa dall'oggi al domani. Più 1000% di hashish non sono richiedenti asilo che se lo portano nelle scarpe. Evidentemente c'è un traffico molto serio ed evidentemente tra i richiedenti asilo è facile o poter reclutare qualche disperato perché faccia lo spacciatore, oppure qualcuno che già entra avendo questa detestabile professione. Certo.